Mamma 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 mamma. Giunizzo! Mamma aiutami die, sto mondo è chino di malattie. Proteggi me come die sai fare, perché li figli su pezzi di cuore. M'ha fatto crescere, sa voto dare, m'ha detto ama non fare mai male. M'ha indirizzato quando muovo di a sbagliare, lo fianco m'ha fatto scansare. Mamma aiutami die, sto mondo è chino di malattie. Proteggi me come die sai fare, perché li figli su pezzi di cuore. M'ha fatto crescere, sa voto dare, m'ha detto ama non fare mai male. M'ha indirizzato quando muovo a sbagliare, lo fianco m'ha fatto scansare. Io te voglio bene, non te posso lasciare. Voglio questa bottiglia fino a quando ti amavo di accompagnare. Perché quando non c'è senti chiui, tocca solo sfrutto tutti i pensieri tuoi. Vedi positivi che m'hanno fatto ma crescere, vedi positivi che m'hanno fatto conoscere. E di negativi la tua sembra ma scansati. Con non ci adesco mai gli ideali che m'ha dati. Mamma aiutami die, sto mondo è chino di malattie. Intervista di Galatina 2000. Questa sera siamo ospiti nello studio di Petra de Sule Sound Studio. Con noi un gruppo diciamo emergente tra virgolette galatinese doc da oltre 15 anni che stanno sulla cresta dell'onda della musica reggae e del ragamuffin, e praticamente con noi c'è Strunizzo e Gigi. Buonasera a voi. Buonasera. Allora Strunizzo, questo evento mediatico che sta succedendo intorno a voi, il CD nuovo che è uscito e si suona in tutte le macchine, su internet, su YouTube, dappertutto, come state vivendo questo momento? Stiamo vivendo questo momento in maniera molto positiva, anche perché positiva è la situazione che si sta creando intorno a questo disco, diciamo, che è un disco interamente promozionale, cioè in regalo per tutti i ragazzi che comunque gli piace questo stile di musica e hanno piacere ad ascoltare le nostre canzoni, anzi comunque le mie canzoni, perché nonostante un po' di problemi, diciamo, Sandrino, che è l'altro componente del sound, si sia spostato a Bologna per problemi di lavoro, noi abbiamo continuato a portare avanti quello che veramente ci piaceva e è uscito questo prodotto che sono soltanto pensieri positivi per tutte le persone. Cioè parla di pace e amore, della gente che si ama, contro la guerra, perché comunque è un tema molto che si sente molto nel mondo di oggi attualmente. Questo è un CD con ben 15 canzoni. E tu sei l'autore dei testi di queste canzoni? Sì, sono io l'autore dei testi e comunque ogni canzone ha un suo significato, che ognuno lo interpreta come vuole, però comunque, cioè, ci sono alcune canzoni che parlano soprattutto, anzi la maggior parte delle canzoni parlano di amore nei confronti di una ragazza o comunque pensieri che un ragazzo non, diciamo, quotidianità, diciamo, no? Non può fare a meno di non pensare ad una ragazza, o poi comunque ognuno ha le sue storie personali. Nel mio caso ogni storia mi ha dato la possibilità di far sentire alle persone e farsi, come si dice, incarnare nelle loro storie tramite le mie canzoni. Quindi prevalentemente l'amore su questo CD prevale. L'amore domina. C'è una... su questo CD comunque anche nell'arco degli anni che il Petra de Sule ha portato musica è stato sempre basato sull'amore e sulla... non ci sono mai state altre tematiche, anche se i temi da trattare sarebbero infiniti, però comunque. Petra de Sule è anche un sito internet, avete anche un sito ufficiale? Sì, sempre nell'arco degli anni ci siamo organizzati anche a livello tecnologico, diciamo, con lo space, poi Gigi ha fatto il sito proprio per dare la possibilità alle persone che vogliono avere qualcosa di nostro per andare sul computer, perché adesso il computer è fondamentale, e scaricare, comunque avere aggiornamenti su di noi, insomma. Petradesule.com per tutti quelli che vogliono comunque sia conoscerci meglio. Chiaro, no, il sito è petradesule.com.
Su questo CD, io parlo di questo perché è questo che adesso sta spopolando, ti ripeto, su YouTube e in tutte le auto, in tutte le case dei ragazzi. E c'è una canzone che va, va tantissimo, che va sempre, si sente molto a ripetizione, veramente a martello si sente, che è quella Mamma aiutami via. Ci puoi dire due parole su questa canzone? Molto fresca, cioè uscita da poco dalla mia testa, diciamo. Non perché, cioè, comunque ogni figlio, no, diciamo, dovrebbe portare questa canzone, diciamo, è proprio rivolta verso la mamma, a chiedere aiuto alla mamma, perché secondo me è l'unica persona che veramente l'aiuto te lo può dare o te l'ha dato nell'arco di vita che sei cresciuto. Però penso che ci sono delle parole comunque, dice alla mamma, si rivolge alla mamma e dice: io ti voglio bene, non ti posso mai lasciare, comunque rimanere sempre con i genitori fino a quando loro stanno con te, capito? Fino a quando ci sono. Allora, dare valore ai genitori fino a quando la possibilità c'è di dare valore. Fin quando ci sono, praticamente. Senza andare a spostarsi fuori e sentire la mamma per telefono, cose così, capito? Meglio stare a contatto con la mamma e con il papà. E magari scrivere pure una canzone e dirgli. Anche per. Cioè, scriverla adesso, non perché magari la possibilità di cantare una canzone c'è stata anche negli anni precedenti, però ci vuole il tempo a tutte le cose e comunque è arrivato il momento per ringraziare anche la mamma sotto questo punto di vista. Voi fate anche delle serate, però? Sì, già da un bel po' di anni che giriamo comunque l'Italia, anche con, grazie a Sul Sound System, Salento Showcase, che è uscito nel 2007. Abbiamo girato l'Italia, aprivamo i concerti dei Sud facendo di spalla, inizio concerto facevamo due o tre canzoni e comunque sono state delle esperienze molto ma molto positive che ci hanno fatto crescere, diciamo. E sempre abbiamo messo da parte i problemi, perché se inizi a pensare ai problemi non fai mai musica, la musica è una cosa che devi fare senza pensare ai problemi, devi fare musica e basta.